Quel che di umano si cela dietro le cose sapeva raggiungerlo con l'occhio attento della meraviglia attraverso i suoi scatti dettati da un talento inusitato. Impossibile per lui lasciarsi sfuggire la poesia dei muretti a secco dei terrazzamenti o la bellezza degli antichi saperi nelle mani degli avi e quelle piccole o grandi storie celate fra sentieri di polvere e ciottoli radiati dal sole nelle strade di paese o nelle frenetiche vie di una metropoli che solo i veri artisti sanno percepire. Tutta la potenza delle produzioni di Valentino Candiani, fotografo milanese ma tiranese d'adozione, scomparso lo scorso settembre, è rinata nel tardo pomeriggio di giovedì scorso a Tirano, nelle sale di Palazzo Foppoli, grazie alla mostra Passaggio, ideata in suo onore dagli amici più cari. Una rassegna nel giorno di San Valentino e del suo compleanno, in segno di gratitudine corale verso l'amico della città che ha saputo lasciare orme, scatti di indiscutibile valore artistico e umano, rigorosamente in bianco e nero, proprio come lui prediligeva. Franco Spada, sindaco tiranese, Elena Bettini, fidanzata di Valentino, Andrea Poluzzi, Luca Soltoggio, Mattia Agostinali, Nicola Quadrio, Ercole Ricci. A loro si deve l'iniziativa autofinanziata, durante la quale ha preso avvio anche un progetto fotografico collettivo aperto a tutti. Valentino ha fatto una magia anche questa sera, come ha fatto tante volte. È stato capace di riunire tantissime persone, come ha sempre fatto, perché questa era una delle sue caratteristiche più belle. E lui, con le proprie parole, con la propria arte, riusciva a mettere insieme, a riunire le persone, e questa è una caratteristica veramente meravigliosa fra le tante. Ricordo un aneddoto: io camminavo spesso con lui a Tirano per strada e ogni tanto mi spariva, ritornava dopo 2-3 minuti con una bellissima fotografia, un particolare che io neanche avevo colto, e questa era una sua capacità veramente meravigliosa di riuscire a cogliere il particolare. Lui trovava il bello anche nella semplicità delle piccole cose, e una cosa che secondo noi, un messaggio che ci deve rimanere, è la sua capacità, che dovremmo mantenere anche noi, di rimanere bambini nel senso della curiosità. È nato dopo di me, l'ho visto da piccolo arrivare, crescere, diventare un po' matto, cominciare a seguire i suoi percorsi artistici di visione del mondo, e che posso dire, un pensiero, quello che mi è sempre piaciuto è l'irrequietudine, come dicevo prima, cioè il fatto di non essere mai contento, di non essere mai soddisfatto. Lui finiva una fotografia o una composizione e diceva: sì, però poteva essere meglio. In esposizione 26 fotografie dedicate a Milano e Tirano, ma anche 23 grafiche fra le opere forse meno conosciute di Candiani sulla scomposizione della parola presentate alla Triennale di Milano. Noi abbiamo avuto la possibilità a Tirano di aver avuto Valentino nella nostra comunità per più di 4 anni. E forse lo capiremo adesso, dico che è stato un vero privilegio, perché da una parte è riuscito anche a trasformare noi stessi, a farci capire da una parte l'importanza di essere insieme, comunque, o il valore dell'espressività delle cose, il valore di condividere. L'emozione tangibile dei presenti, soprattutto davanti alla gigantografia di Valentino, composta da 300 immagini di volti tiranesi da lui fotografati, rassegna visitabile fino al 24 febbraio.